prende, lo compenetra, ma non lo prende. Ma guardalo. Ma guardalo che non mi cippa. Oh, non mi cippa lui, non mi cippa. Eppure è giusto, eh. Troppo vicino, così non vedo più niente. Proviamo a spostarlo un po' centrale. Poi proviamo a girarlo un pochino. Ok. Proviamo ad accorciare. E non me lo cippa lui, non me lo cippa. Proviamo ad abbassarlo. Tiralo dentro adesso. Non va, non va. E io non so che farci più. Lascialo qui. E non va, non va, porca di quella troia. Fai un po' vedere. Come si fa qua? Vediamo se lo tagliamo a metà. Ovviamente qua. Ma ce ne facciamo risate. Io non riesco a tagliarlo nemmeno qua. Io già non ci riuscivo prima. L'avevo visto. No, era lì. Questo, taglia. Ok. Speriamo che non cada tutto adesso. Ok, è caduto tutto. Te pareva. Ma quando mai mi va una cosa bene a me? Mo' proviamo ad accendere sto cazzo di cippatore qui. Prendilo. Non lo prende. Cioè si incasina tutto, ma non è che lo prende. Eh sì, vaffanculo. Ma scusate, io non riesco proprio a farlo. Cioè è possibile che devo usare per forza Ponze? E se uno non c'ha i soldi per comprarsi Ponze lì, quanto cazzo deve spendere? Poi risucchio dentro. Ok, abbassati, stringi, giralo un pochino, portalo fuori, no fuori ho detto, fuori però alto, dritto per dritto, no forse devo fare così, vediamo un po', alzo un pochino, vediamo se così funziona, ma no, non lo prende, è come se non lo prendesse. Come se non lo prendesse, cioè non lo prende. E io non so che farci. Mi sono già rotto i coglioni, peraltro. Ok, cioè è dritto, è lì. Proviamo a farglielo andare adesso. Ho detto proviamo a farlo andare così. Cioè, questa qui è giusto fin qua, non posso farci niente. Ma proviamo a tirarlo un po' in dentro. Ok, proviamo ad abbassare anche. E no, non funziona, non funziona, non ci posso fare niente. Come cazzo si fa a tagliare? Qui non si taglia una minchia, non si taglia. Sapete che vi dico? Che mi sono rotto il cazzo. Eh sì, perché non va, non va lui, non va la minchia, non va. Cioè, io posso pur tentare qui. Ma per non sapere né leggere né scrivere. Cioè, so leggere, so anche scrivere. Però non me ne vanto. È una cosa che non è che proprio sia importantissima. Mo' lascia sto legno. E richiudi tutta la minchia qui. Con la O si chiude, con la X si raccoglie. Se si sbriga a raccoglierlo, ok. Mo' vi dico io che facciamo. Andiamo a vendere sto coso. E ci compriamo il trasportalegna. Perché così non si può andare da nessuna parte. Ma dove cazzo devo andare così? Com'è che si faceva? Col 9. Dove sono io? Devo andare da quella parte. Cioè lo vendiamo perché è gestibile, è proprio una cosa incredibile, non fa la cosa. Ma funziona, non funziona, è inutile che stiamo qui a dire cazzate, non funziona proprio, non funziona. Neanche io lo chiudo, solo chiudono poi loro. Io lo porto così, io lo lascio lì. Probabilmente faremo del casino, però. Ok. Sbatte da tutte le parti. No, è incredibile, io così non riesco proprio. Non c'è passione, non c'è così, non mi diverto. Quindi proviamo a portarglielo così. Che tanto, da quel che ho capito, lì sopra c'è scritto legnaia, si vede che si può portare la legna dritta. Il cippato fa guadagnare tanto, ma
Notate, ma se non, se non funziona, non funziona, eh. E non ci posso fare niente, anzi scendi tu. Boh, andiamo con la velocità della luce. Il trattore è sporchissimo. Premi, vabbè, non posso più fare. Vuoi vendere? Sì, lo voglio vendere. E che cazzo? Cioè, non si riesce a fare niente, non si riesce a fare. Silvicoltura. Questi costano tutti tantissimo. Prendiamoci un carrellino per il trasporto. Questo che fa? No, questo nemmeno. Io quasi quasi andrei a provare questo, però. Proviamolo, io non l'ho mai provato. Peraltro è una novità questo del 2015, vediamo un po'. Saliamo qui, andiamo a prenderlo, vediamo come funziona questo coso. Allora, il cippato non si può fare. Non si può fare perché non funziona. Cioè, non è che non funziona, ma è incredibilmente buggato, secondo me. Cioè, non, pure io sono un videogiocatore, mi sento un videogiocatore. Cioè, so che ho la capacità di giocare bene. Allora, vai. Cioè io gioco a tutti i giochi del mondo, se un gioco non va, non è colpa mia, è colpa del gioco. O meglio, riconosco, sono onesto, tipo in Battlefield non sono così forte. Basta, ti sposti? Quello non si spostava, non si spostavano. Non sono così forte, è colpa mia. Però non è che non riesca a giocare, non sono così bravo. In FIFA non è che è colpa mia, cioè, no, è colpa mia di... Perché non sono io così forte. Però qui che cos'è? Come si usa mo sto coso? Ok, vediamo se c'è anche. Sì. Ok, peggio di prima, peggio di prima. Sto coso, peraltro non so come si usa. Ok, vabbè che i tasti sono quelli, comunque. L'hai tirato fuori o non l'hai tirato fuori? Questa è la prima volta che lo vedo su strumento. Ma è normale che faccia così? Che fa? La carezza? Taglia gli alberi. Ah, questo vuol dire che forse li taglia. Ma che cazzo è sto? Ah, io pensavo tirasse i tronchi. Ah, ecco perché non funzionava. Eh no, infatti lo taglia. E infatti va bene, eh. Non è che non va bene. Lo rimuove. Non è questo qui, secondo me questo qui non serve a fare sta cosa qui, però noi lo usiamo lo stesso. Perché dobbiamo tirare il tronchino, che facciamo? Lasciamo lo spuntone? Sì, però non serve una minchia, serve per tagliare gli alberi così allora. Tipo prendi questo, ci vai su così. Ah, così è tipo una motosega. Tipo tu lo vuoi tagliare a questa distanza. No, allora serve proprio a quello, serve. Però di solito quelli là erano con uno spuntone. Ah, no, no, serve, allora serve proprio a tirare i tronchettini fuori. Ci può servire, ma non ci può servire. No, non ci può servire. Una cagata assurda. Allora, andiamo a comprare invece una cosa buona. Questo ci può servire. Questo veicolo può trasportare i tronchi d'albero e questo è utile. Anche questo, però questo costa 220. Compriamo questo, vediamo un po' come funziona. Poi i ponzi li proveremo, appena faccio due soldini. Ma soldi non ce ne stanno. Poi è un brutto periodo, è la crisi questa. Crisi finanziaria, lo spread sale, scende. È un po' come il pene, insomma. Lo spread è come il pene, una volta si alza, una volta si abbassa. Sì, sono proprio un finanziario, sono uno proprio bravo. Un tecnico finanziario, sono un broker. Yes. Ho detto yes perché ho detto broker, se no dicevo sì. Allora, vediamo qua co cosa si riesce a fare. Ma riconosco che lo strumento è uguale a quello di prima, quindi faremo veramente ben poco. Che ve lo dico io, ve lo dico. Là c'è la seggiolina. Vediamo un po' se riusciamo. Magari ne tagliamo un altro, ormai quelli sono andati. Proviamo a tagliarne un altro. Ma poi come fa a tenerli? Non lo so. Ho premuto X, però non fa niente con la X. Bene. Proviamo a prenderli, va? Proviamo a prendere questi. Ok, come si fa? Forse devo salire su quello dietro. Guarda lì! Guarda lì! Ok, questo fa così, gira, gira. Allora, l'importante è che non sia buggato come quello di prima. Perché era buggatissimo quello di prima. Ok. Ok, così. Mo' per stringere premo sempre M, sì. Ok.
alzalo, ok? Non è che è proprio stabile stabile, forse mi sono dimenticato di fare qualcosa. Ah, ok, ci devo mettere i piedini. Non me lo diceva. Ah, vabbè, che là sopra poi c'è un casino, ho fatto. Allora, no, no, tieni, tieni, tieni stretto. Premi M così, sì, perfetto. No, dall'altra parte devi andare. Dai, questo qui mi sembra abbastanza utile. No, troppo, troppo. Troppo così, poi alzalo, abbassalo. No, questo mi sembra fatto bene. Questo mi sembra funzionare a dovere. Ma come si fa poi a legare la legna? Ok, lascialo cadere nel posto giusto. Ah, così allora. Ah, così va bene. Peraltro che cazzo sto premendo sempre i stessi tasti? Prendiamo quello, se ci riusciamo. Ok, poi allungati, si può allungare, vero? No, ho sbagliato. Ah, questo è anche figo, guarda. Tiè. Ci siamo quasi? Sì, dai. No, aspetta che lo alzo un po'. Così posso arrivare più in là. Ctrl M. Lo prendi? No, lascio un attimo. Ok, l'ha preso, l'ha preso. Ctrl M. Poi risucchio dentro. No, no, questo funziona a dovere, questo. Questo funziona bene. No, gira di qua. Questo va molto bene. Ok, poi entra dentro. Alzati. Poi abbassati invece. Io sto giocando con la tastiera e si gioca veramente bene. Con la tastiera questo funziona da Dio, funziona. Poi premi Ctrl K, Ctrl Shift K. Olla! Ma guarda che sono diventato bravo. Ok, allungati di nuovo. Tutto, che è lontano. Poi gira, intanto gira, abbassati. No, 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 dai, ci siamo, abbiamo capito. Questo strumento lo possiamo usare. Allungati di qua. Poi gira di là, volevo dirti. Allungati un altro pochino. No, allungati, ho detto. Ok, poi scendi un po'. Ctrl Shift M e la prende. No, no, questo qui va bene. Questo strumento va molto bene. Devo essere onesto. No, dall'altra parte. È un po' lunghino st'albero. Ma che se ne frega. Chi se ne frega, chi se ne frega. Un po' lungo, sporgerà dal carico. Vabbè, oh, non è che posso uscire tutte le ciambelle col buco. No, è decisamente lungo, vabbè. Comunque, proviamo a lasciarlo qui. Ok, così. Proviamo a prendere anche l'altro. No, aspetta. Dall'altra parte. Poi, alzalo. Abbassa l'altro, alza questo, abbassa quest'altro. Allungalo. No, non mi ricordo più come si allunga, così. Proviamo a prendere questo che si è messo lì sotto. Siamo troppo lontani? Mi sa di sì. Non ci arrivi di più, eh. Allora, scendi un attimo. Sali qua sul trattore. Ah, mi sono dimenticato di chiudere le gambine. Ma va bene. Non fa niente, non fa niente. Le gambine mo le chiudiamo. Oppure le lasciamo aperte, chi se ne frega. Ok, così ce la dovremmo fare. Così ce la dovremmo fare. No, questo strumento si può fare, però è lento. È lento. Io speravo che fosse una cosa un po' più immediata la silvicoltura. Poi tiralo dentro, che sennò è troppo lungo adesso. Gira di qua. Alza un po'. Ok, là c'è quel cazzo di carrellino. No, aspetta, eh. No, 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 si guida, questo si guida bene, però è lentissimo. È lentissimo, così non ci si arriva più alla fine. Così i soldi non se ne fanno. Ok, carrello, hai deciso di stare in mezzo alle balle? No, da quella parte. Da quella parte. Abbassa un po'. Vai da questa parte. Alza. Stendilo. Ok, mo' gira da quella parte. No, questo si può, già se questo qua si guida meglio. È vero che devi sempre stare lì a spostare la visuale, però è già una cosa differente rispetto a prima che proprio era troppo buggato. Poi Ctrl K. Ok. Com'era messa sta cosa? Mi sono scordato. K.
Boh, non lo so, la lascio così, la lascio comunque. Aspettate un attimo che la tengo giù, così mi tiene i tronchi fermi. Spero. Non c'è un modo per chiuderla. Ok, V, C, non serve niente, C. No, entra, C. Quali sono i tasti? Di solito sono questi, insomma. Ma non me lo ricordo più. R. No, comunque credo che non sia bisogno, non ci sia bisogno di premere più niente. No, no, ok. Li sto premendo tutti, li sto premendo. No, che cazzo me ne faccio la luce? X e Z. No, no, non ci sono. Q, niente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 apre la mappa. Allora, scendi di qua, proviamo ad andare a venderli, vediamo un po'. Perché io alla legnaia non ci sono mai andato. Anzi, dov'è la legnaia? È da quella parte. Ok, puntiamo così. Vi prego, non scappatemi, tronchi. Questi qua sono i Kinder Tronchi. Allora, andiamo da questa parte. Devo anche trovare la strada per passare, che è da quella parte. Anche perché qui c'è il fiume, quindi bisogna trovare il ponticello per arrivare alla legnaia. E mo è un casino, dobbiamo trovarlo. Proviamo a trovarlo. Peraltro non so neanche come fare a scaricare. Sì, però se è così, vi dico già adesso che non è che ci andiamo molto avanti con sto legnaia. Se è così, se è veramente così, non. Non c'è passione, ecco. Passiamo di qua, non so se è per le persone questo, però noi ci passiamo lo stesso. L'importante è che ci stia il trattorino, cioè preferisco fare biogas e mucche. Possiamo fare le pecore, possiamo fare le pecore, vero? Allora, legnaia dov'è qua? Legnaia, da questa parte. Scusatemi, avete visto la legnaia? Ah, è lì nell'acqua. Come cazzo si fa a scaricare mo lì? Allora, ok, lì c'è un punto interrogativo. Andiamo al punto interrogativo, vediamo che ci dice. Signor punto interrogativo? Bacino del mulino, puoi vendere del legno. Puoi semplicemente riversarlo nel bacino del mulino. Allora, lunghi e dritti. Lunghi e dritti, ok. Lunghi e dritti, ti sembra facile a te, lungo e dritto. Cioè, tutti vorremmo averlo lungo e dritto, però. Partirò così freddi. Vediamo come fare qua. Che faccio? Li lascio così? Ok, non abbiamo fatto niente. Peraltro ora non riesco più a uscire. Entrare nella miseria. Ok, no, sono uscito. Ah, forse. No, questa è la strada giusta. Ma non abbiamo fatto soldi, non abbiamo fatto. Cioè, io pensavo di fare i soldi proprio a spaccarmi. Cioè, a riempirmi di soldi in un modo incredibile. Ma così perdiamo un sacco di tempo e non facciamo niente. Cioè, è troppo lento. Scusa, troppo lento, troppo lento. Fammi vedere una cosa. A me mi serve solo un cassone da carico. Premiamo io un attimo. Fatemi vedere i campi. Il campo 40 è pronto. E se noi. Salve. E se noi ci andiamo a fare le pecore? No, a scopare le pecore. Calmi, non pensiamo subito a male. E se noi allora, questo qui lo lasciamo al campo 15 perché tanto è di un'inutilità incredibile. Cioè, più il tempo che si perde che il resto. Cioè, troppo tempo si perde, io non posso stare lì 3 ore per fare un albero. Cioè, troppo difficile, troppo difficile. Cioè, difficile, non è che è difficile, si perde troppo tempo rispetto a quello che veramente guadagni. Io quasi quasi lascio qui lo strumento del trasporto del legno, tanto vicino alla legna, vicino al cippato, ce lo ricordiamo, anche perché c'è scritto riscaldamento, quindi sappiamo che è lì. Lasciamo qui questi strumenti su questi alberi e. Non mi ha convinto, non mi ha convinto. Cioè, magari sbaglio, sto sbagliando io, ecco. Però questi due strumenti non mi hanno convinto. Facciamo una cosa, andiamo al campo 40. Tanto ci siamo già al campo 40. Dov'è il campo 40? No, è lì sotto. Ok, abbiamo. No, aspetta, ti allarghi un po'. Ok, abbiamo il campo 40 qui, da queste parti. Andiamo a prenderlo e io direi ci facciamo l'erba. Ce la fa, no, ho detto facciamo, però volevo dire falciamo, ci facciamo vuol dire ce la raccogliamo, però ci falciamo l'erba, tanto è pronta, e compriamo due pecore, tanto le mucche le abbiamo, le pecore, le galline pure, ma tanto non ci vado mai nelle galline, cioè la signora che mi compra le uova non è che me le paga veramente tantissimo, me le paga poco, allora a sto punto ho 70 galline, che peraltro ho notato che, dov'è qua, animali?
galline ne ho 78, stanno crescendo di brutto. Se non vado a raccogliere queste 60 uova, loro non fanno nient'altro, non continuano a produrre. E quindi qua ancora devo raccogliere le balle dall'altra volta, poi avevo interrotto. Fa culo le balle, ce n'ho tantissime, ce n'ho.